Ciao bambini, buongiorno, saluta, ciao, io sono qua con il nostro amico dei 5 sensi, avevo detto che gli avrei fatto i capelli con gli spaghetti e glieli ho fatti, guardate un po' qua, quanto sei bello. Allora, visto che con la racconto del cappuccetto rosso e i cinque sensi e con la filastrocca sui cinque sensi stiamo cominciando ad esplorare i cinque sensi. Oggi ho pensato di fare un bel cartellone o anche semplicemente un foglio normalissimo che riguardi la vista e il tatto. Vi va di farlo insieme a me? Facciamo tutti insieme. Allora, io ho preso un cartoncino, se ce l'avete lo potete recuperare anche da una scatola, è meglio perché così è un po' più rigido, dato che ci andremo ad attaccare sopra delle cose. Se non l'avete, mettete insieme due fogli normalissimi, ok? Uno sopra e uno sotto con il nostro amico Scotch e cominciamo a lavorare. Allora, ho pensato che, dato che è il cartellone della vista e del tatto, disegniamo gli occhietti e una bella manina qua sopra in alto, così ci ricordiamo che questo cartellone è della vista e del tatto. Allora, per fare la manina, voi potete fare le impronte con le vostre manine sante piccoline, che Dada Meli non può fare perché c'ha i manoni. E allora io la disegno una delle vostre bellissime manine. Eccola. Adesso la coloro anche e poi vi fate aiutare a potete farne anche due di manina, io ne faccio una così per fare un po' prima e poi potete farvi aiutare a fare due occhietti che poi guardate, per fare due occhietti adesso io vi insegno un segreto, voglio che mi vediate mentre lo faccio, così lo facciamo insieme. Eccoci, prendo il mio amico Scotch, metto. Faccio sia il contorno dell'esterno che il contorno interno. Ne faccio due, qui non baro, due occhietti e due ne faccio. Invece le manine ne ho fatto una sola, magari dopo ne faccio un'altra. Adesso abbiamo questo e andiamo colorare solo il tondino che ci è venuto interno, il più piccolo. Poi magari se vogliamo possiamo fare anche le ciglia un po' sopra più lunghe e un po' sotto più corte. Vediamo un po' se ci sembrano due occhi. Eh sì, ci sembrano due occhi e li possiamo colorare ovviamente con tutti i materiali. Dada usa i pennarelli perché si fa prima, però possiamo usare i pastelli, le matite, gli acquerelli, le tempere, come sempre. Adesso, per esempio, prendo un pastello per colorare dei bellissimi occhi azzurri. Adesso vi faccio vedere come sono venuti belli. Stupendo! Allora, facciamo prima la colonna della parte tattile. Con le manine posso toccare. Allora, io mi sono preparata qualche materiale. Ho preso una spugna brutta e vecchia che sarebbe stata da buttare via. Adesso la ritaglio, faccio due pezzettini un po' più piccoli. Guardate, è sufficiente tagliarla a metà e poi questo è facile. Uno lo attacchiamo da questa parte e questa è la parte che se la tocchiamo è la parte morbida. Allora, mettiamo un po' di colla sul nostro foglio, sotto la manina, stavo già sbagliando, lo stavo facendo sotto gli occhi e ci mettiamo sopra la nostra spugnetta. Ok? E quando la andiamo a toccare sentiamo che è morbida. Per sicurezza do anche un puntino di cucitrice, magari a fare questo vi fate aiutare. Ecco, poi quando sarà attaccata ci starà da sola. Dai, su spugnetta, fai la brava. Intanto ci metto sopra lo scotch per farla stare giù.
Se una cosa è morbida, un'altra è dura. Allora, io avevo in casa un sasso, Vi ricordate, una volta vi avevo fatto fare un lavoretto con i sassolini, ve li avevo fatti colorare tutti. Ecco, io lo uso dalla parte grigia, potete penso andarlo a raccogliere e chiedere a mamma e papà se lo trovano quando vanno a lavorare. Questo lo attacchiamo con lo scotch perché con la colla, se poi alziamo il foglio, non ci sta perché è pesante. Quindi, e lo attacchiamo sotto la nostra spugnetta morbida, a cui adesso metto anche un pezzettino di scotch così la faccio attaccare bene con la colla mentre io faccio le altre cose. Rimasta tutta la linea nera perché la Dada Mili l'ha usata per fare il contorno degli occhietti. Eccoci qua. Poi con un bel incrocio di due striscette di scotch attacco anche il mio sassolino. Sei d'accordo? Ti piace questo lavoretto che stiamo facendo? Ma sì. Ecco qua, allora adesso abbiamo morbido, duro. E com'è duro? Poi facciamo liscio e ruvido. Allora usiamo anche l'altra parte della spugnetta. Per fare liscio io avevo questo bel nastro di raso che se lo toccate è liscissimo. Ma voi potete pensare anche ad altri elementi che siano lisci. Per esempio, potete usare le famose penne lisce, se le avete in casa, quelle che si mangiano, Oppure un pezzettino di plastica. Oppure possiamo anche usare due striscette di scotch attaccate nel foglio, quando le andrete a toccare sono lisce. Oppure un pezzettino di foglio bianco, anche quello è liscio. Allora, il nastro che è molto sottile lo attacco con la colla. Metto la colla sul mio foglio, metto il mio nastro sopra la colla e adesso questo si attacca. Intanto attacco anche la parte ruvida, questa l'attacco direttamente con la cucitrice, se no dopo mi fa arrabbiare, ci devo mettere anche lo scotch. Ale, ci siamo. Pronti? Ecco qua. E allora guardiamo un po' l'inizio del nostro cartellone tattile visivo che abbiamo cominciato a fare. La spugnetta morbida, il sasso duro, la stoffa liscia e la spugna ruvida. Invece, dall'altra parte, voglio fare delle macchiette di colore. Per fare le macchiette di colore potete sbizzarrirvi, ok? Prendiamo un foglio, lo divido piegandolo in più spazi. Io farò tutti i colori dell'arcobaleno. Voi, anzi no, ne faccio anche di più perché sono i colori dell'arcobaleno. Quindi guardate un po', ho piegato il foglio in un fogliettino piccolissimo. Adesso potete anche ritagliarlo con le forbici, io invece lo vado a strappare perché ormai avete imparato che alla Dada Meli non piace tantissimo ritagliare con le forbici. Vedete che non sto neanche attenta, Potete fare anche degli strappi di foglio come più preferite voi. Quando ce li avrò tutti, ok, ecco qua, guardate quanti ne ho, Ne ho tantissimi adesso da colorare e ora con i materiali che più ci piacciono li andiamo a colorare di tantissimi colori diversi, tutti quelli che abbiamo e poi li attacchiamo sul nostro bellissimo cartellone. Ecco,
io ho colorato tutti i miei fogliettini di tantissimi colori diversi. Credo di averli usati quasi tutti. Potrei sempre sbagliarmi. Guardiamoli insieme. Blu, azzurro, giallo, grigio, nero, marrone, rosa, rosso, verde, viola, arancione e verde chiaro. Ecco qua che in pochissimo tempo e in maniera molto molto semplice abbiamo fatto il nostro cartellone del tatto e della vista. Bravi, miei bambini. Poi vi prometto che faremo anche quello dell'olfatto e de dell'udito. Quello del gusto lo potete provare tutti i giorni a tavola, provando tantissimi sapori e tantissimi gusti diversi. Ciao bambini, Dada Meli vi pensa.